Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Sempre in questa serie di parabole che guardano alla fine o al fine della storia, abbiamo la famosa parabola dei talenti. Il talento è diventato una parola comune della nostra lingua italiana. Quando uno è bravo a fare una cosa, a cantare, a dipingere, si dice ha talento. Ma in realtà il talento, al tempo del Vangelo, era una unità di misura molto grande, come dire, non so bene, 10 quintali, una tonnellata, ecco, un talento era una quantità veramente importante, quindi avere 5 talenti, 10, 2, insomma, è una quantità veramente importante. Questo padrone che si fida così tanto dei suoi servi e gli affida questa grande, anche solo un talento, insomma, era tanto, questa grande quantità di denaro o comunque di ricchezza, è già una cosa strana. Sapete che ogni parabola ha qualche elemento strano ed è proprio lì che dobbiamo andare a cercare il suo senso. Ecco, è normale forse che i primi 2 servi abbiano fatto, come si dice, fruttificare i loro talenti e li restituiscano moltiplicati al loro padrone. Ecco, quello strano è l'ultimo servo, quello che ne ha ricevuto 1 solo, che l'ha sotterrato, che l'ha nascosto. Ecco, che cosa motiva questo atteggiamento? La paura,
Signore, so che sei un uomo duro, ho avuto paura. Ecco, questo ci, come dire, ci mette proprio in discussione sul sulla nostra relazione con Dio, con la vita, con la parola. Abbiamo paura di Dio? Abbiamo una relazione di fiducia verso Dio? Ci sentiamo portatori di tanti doni che il Signore ci ha dato, di tanti, direbbe la parabola, di tanti talenti che il Signore ci ha dato? Prima di tutto la vita. Non abbiamo chiesto di nascere e non abbiamo meritato di esistere, ma ci è stata donata questa vita, questo tempo. Ci è stata donata la fede il giorno del battesimo. Ci è stato donato tante volte di crescere con una famiglia, con tante persone che ci hanno voluto bene. E potremmo andare avanti per molto tempo a fare l'elenco dei doni che abbiamo ricevuto nella nostra vita, dei talenti che il Signore ci ha affidato. Che cosa ne abbiamo fatto? Che cosa ne facciamo? Ma non perché Dio è, diciamo, come un capo ufficio, come un capitano d'impresa che alla fine vuole che abbiamo realizzato un fatturato elevato della nostra vita, ma perché sa che solo noi, che solo se noi metteremo in dono, in giro, trafficheremo i nostri doni, saremo veramente felici. Se noi terremo stretta la nostra vita, le nostre cose, i nostri doni, ci ritroveremo, come si dice, con un pugno di mosche, a mani vuote, mentre se noi entreremo nel circolo dell'amore, che è quello del dare e del ricevere tanti doni, ma anche del donare e del donarsi, ecco che allora la vita fiorisce e la gioia arriva nel cuore. Alla fine Gesù dice: a chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Naturalmente non è una questione di distribuzione delle ricchezze, perché questo succede nel mondo, i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, ma non è di questo che sta parlando Gesù. Sta parlando di atteggiamenti del cuore. A chi ha l'atteggiamento del cuore, a chi ha questo amore, a chi ha questa apertura, a chi ha questa voglia, questo desiderio di mettere in circolazione i propri doni, di mettersi a servizio, allora sarà dato sempre di più questo desiderio, questo atteggiamento. Invece a chi non ha, a chi si ripiega su se stesso, sarà tolto anche quello che ha. Cioè sarà sempre più difficile uscire dal cerchio dell'egoismo, dell'autoaffermazione, del narcisismo, dell'egocentrismo. Sarà sempre più difficile. Chiediamo al Signore che non ci lasci nella paura, nell'indifferenza, nella pigrizia, nell'essere autocentrati, ma ci spinga fuori di noi nella gioia di un dono che è solamente ringraziamento e risposta per quello che abbiamo ricevuto.